Carun. Io? No. Ma cosa faccio qui? Vanno da Milano. E invece mi sposo, sto dentro, sto seduto, faccio la signora. Sta sfiorandoti i capelli e passa silenziosa, gira e va. A matti ogni sera avuto venire cacaretta con la mia canna la lavatrice. Sugli orecchini e si riflette lontano. Quanto costano quegli orecchini? 100 lire. Costano 100 lire. Cento miglia risplendono gli orecchini su di te, amore. La luce brilla sugli orecchini e si riflette lontano. Su questa spiaggia, dove oggi è in costruzione uno stabilimento balneare, in questo stesso tratto di mare che fra poco accoglierà le grida festose dei bagnanti della vicina Battipaglia, circa 15 anni fa, in questo punto preciso, avvenne lo sbarco di Salerno. Battipaglia allora non era che un gruppetto di case di ferrovieri con alla finestra le reticelle contro le zanzare. E qui non c'erano che paludi e mandrie di bufali. Le popolazioni, prima che dalla guerra, erano già state costrette a ritirarsi sulle montagne dalla malaria che infestava tutta la pianura. Gli alleati erano giunti coi loro camion, i loro viveri, le loro medicine nella pianura paludosa. Sollevarono depositi di lamiera e incominciarono a annaffiare la zona col DDT. La pianura era diventata un immenso deposito per lo smistamento di viveri alle truppe. La gente in montagna non ne sapeva niente del DDT, ma vedeva che i soldati bivaccavano. E se i soldati stavano bene, perché non avrebbero potuto stare loro altrettanto bene? E poi giù c'era da fare. La voce a poco si era sparsa nelle montagne e uomini e ragazzi scendevano a valle incuranti del pericolo e dei disastri che la guerra si lasciava dietro. Quelli erano tempi di rischio. Rischiare la vita era una cosa normale. E allora? Lealtà, morale, erano sempre principi sacrosanti ma purtroppo individuali. La gente non dormiva. Capì quale possibilità aveva. In poco tempo Battipaglia divenne il maggior centro di borsa nera dell'Italia meridionale. Battipaglia uscì dalla guerra senza una casa in piedi. Poi, col passare degli anni, l'ordine e la normalità si ristabilì intorno alle cose. Lei anche allora aveva la gestione del buffet della stazione, non è vero? Si ricorda di quel popò di commercio? Sì, il commercio abbastanza, diciamo così,
chiamiamolo un poco contrabbando, vero? Era l'unico modo come potersi far camminare. Oh, intendiamoci, sia ben chiaro che noi non vogliamo fare qui l'elogio dei borsari neri. Tuttavia bisogna convenire che la gente dimostrò senza dubbio un grande spirito di iniziativa. Era l'unico modo come poter portare avanti la vita, vero? Col controbando. E Battipaglia, qui, se lei fosse stato presente, vero? Qui era pieno di controbandieri, i quali si assoggettavano a un, diciamo così, a dei sacrifici non indifferenti, vero? Perché pigliavano sti treni per potenza e facevano questo commercio di ogni ben di Dio, vero? Dal nord portavano giù bestiari, forse anche zucchero, e poi tabacchi, possibilmente, vero? Sale, quando era possibile. E di contropartita scendevano verso da Taranto, Potenza, verso Salerno, Napoli, portavano legumi, olio, grassi, salumi, ogni cosa che era possibile, diciamo così, alla vita. E come mai passava tutto per Battipaglia? No, altre vie, c'era via, diciamo così, camionabile, ma lei sa benissimo, in quell'epoca i camion per mezzo di gomme e benzina è permesso degli alleati che non venivano. Di conseguenza il miglior modo era quello di sacrificarsi, sostare qua e usufruire di quei treni bisettimanali per Taranto, diciamo così. C'erano solo due treni la settimana? Ah sì, capisce, se lei avesse visto qui che cosa c'era in quel periodo, di sta gente che si sacrificava a dormire a terra, è vero, e molte volte si bisticciavano pure. Insomma, era una vita piuttosto dura. Ma ci saprebbe dire come mai Battipaglia dopo la guerra ha avuto un impulso che nessuno si sarebbe mai aspettato? Ma Battipaglia, diciamo così, ha avuto la cosa, ogni proprietario che ha autodistrutto la propria casa ha cominciato a guadagnare, ha guadagnato, non si discute, è vero, però ha ricostruito la propria abitazione. Propria iniziativa? A tutta iniziativa privata, intendiamoci. Bene. Non hanno messo i guadagni sotto il materasso? Ognuno ha lavorato non per guadagnare, diciamo così, e mettere da parte, ma bensì per il benessere del proprio paese. Questo è tutto all'iniziativa privata, intendiamoci. Battipaglia è uno dei tanti fenomeni spontanei del Sud. Una città che è diventata prospera nel giro di 10 anni. Prima non era che un nodo ferroviario. Oggi guardiamo queste case e guardiamole bene. Hanno 2 o 3 piani, ma nessuno finisce lì. Hanno già tutte pronte il balconcino per il piano di sopra, per la sopraelevazione. Questo particolare riflette bene lo spirito dei suoi abitanti, tutti tesi verso imprese sempre più grandi, verso un futuro migliore. Sono le 8 di mattina e uomini e donne vanno verso gli stabilimenti di conserve, zucchero, tabacco. Nella stagione buona c'è lavoro per tutti, uomini e donne. Da queste parti l'emancipazione della donna è strettamente legata all'evoluzione economica e sociale. C'è stato, insomma, una specie di risveglio psicologico iniziatosi nel 1943 con lo sbarco degli alleati. E molte sono state le circostanze favorevoli che hanno condotto alla rinascita di Battipaglia. Ma il più importante è il contributo dato dalla popolazione. Tutto quello che vedremo qui sembra fatto apposta per mostrare la faccia contraria di quel Sud molte volte ingiustamente accusato di arretratezza, inerzia e rassegnazione. Se vi diciamo che qui i figli dei ricchi vanno alle scuole comunali insieme ai figli degli operai, non sembrerà ai telespettatori del centro e del nord che abbiamo detto qualcosa di particolarmente importante, ma nelle piccole città del meridione anche questa è una conquista. Prima di occuparci della piccola iniziativa privata di questo immediato dopoguerra, è doveroso accennare alle industrie tradizionali di Battipaglia: conserve, tabacco, zucchero. Queste industrie hanno in comune 2 problemi. Affrontare il mercato europeo a prezzi di concorrenza internazionale e risolvere il problema della manodopera, purtroppo legato, dato il tipo di industria, ad un'attività stagionale. Sì, è vero. La manodopera assorbita dallo zuccherificio è a carattere stagionale. Senta, non è possibile un'attività nella stagione morte? La distillazione del melasso può occupare un certo numero di operai anche nella fase invernale. Tuttavia esiste il problema della manodopera nella fase invernale, soprattutto perché in Battipaglia esistono prevalentemente delle industrie a carattere agricolo, quindi industrie con attività stagionale. Ma lei pensa che delle industrie, ad esempio meccaniche o chimiche, che assorbissero degli operai per tutto l'anno, questo procurerebbe delle difficoltà alle industrie agricole?
togliendole della mano d'opera. Si tenga presente anche che l'agricoltura dovrà necessariamente tendere verso la meccanizzazione. Quindi impiegando un numero sempre minore di persone. Questo lo dico soprattutto in relazione ai programmi di realizzazione del mercato comune, programmi che pongono dei problemi importantissimi anche dal punto di vista dei costi di produzione. Noi dobbiamo allinearci con i nostri costi di produzione con delle nazioni che sono più progredite nel campo della meccanizzazione, nel campo della automazione. Certo, e non solo nell'agricoltura, ma anche nell'industria, probabilmente anche nel suo campo. Infatti, io ho visitato di recente alcuni grossi impianti nella Scandinavia, nel sud della Svezia, dove ho potuto constatare personalmente un impiego di manodopera notevolmente ridotto rispetto all'impiego della manodopera negli zuccherifici italiani. Lei che è un tecnico, come pensa che risponderebbero le maestranze di qua in caso di automazione? Sì, c'è dei bravi ragazzi, specialmente nei meccanici. Nei meccanici? Sì. Strano, dato che qui non c'è una tradizione no. del genere. Qui c'è dei ragazzi che hanno anche della buona volontà, sono abbastanza attivi. C'è anche qualche artista, direi quasi finito. Il viaggiatore che percorre oggi le piane di Salerno o del Sele si trova di fronte a una delle più fertili e progredite campagne d'Italia, sia dal punto di vista zootecnico, per l'importante allevamento di frisona italiana, con capostipiti importati direttamente dall'America e dall'Olanda, in grado di rifornire tutti gli allevatori italiani, sia per le colture primaticce o specializzate, come quella del tabacco, che formano la ricchezza tanto delle grandi aziende come dei piccoli coltivatori diretti. Sulla terra bonificata della Piana agisce già da molti anni l'Opera Nazionale Combattenti, sulla base di una famiglia insediata in ogni casa e podere. E accanto, a perdita d'occhio, sono sorte le case e i poderi della nuova riforma che si spingono fino attorno ai templi di Pestum. Così, queste terre, che erano già state ricche e civili quando il nord dell'Europa, compresa l'Italia settentrionale, era ancora immerso nella barbarie e nella preistoria, sono riaffiorate alla prosperità e al progresso dopo secoli di abbandono e di decadenza. L'attuazione di queste opere di bonifica, della riforma, la costruzione di strade e del doppio binario della linea ferroviaria per la Calabria e la Sicilia ha richiamato dalle montagne e nella piana ancora altra gente, oltre a quella che ne era discesa al tempo del commercio con gli alleati. C'era lavoro per tutti e gente ne venne da ogni parte. Erano braccianti che sì e no erano abituati a lavorare 2 mesi all'anno. Non abituati ai soldi, non si fecero prendere dalla mania dello scialo. Così, quei braccianti che per la prima volta riuscirono a lavorare un anno filato, mandarono a chiamare le famiglie. Coi risparmi comprarono un pezzo di terra, vi disegnarono sopra le fondamenta della loro casa, costruirono infine la loro casa. Dopo tanti risparmi e tanto sudare, il loro desiderio di proprietà lo realizzarono con le loro forze. Le loro case ora si estendono in lunghi e numerosi agglomerati da Battipaglia fino a Pestum. I loro figli vanno a scuola. La scuola non c'era. E il sarto, il proprietario di una casetta, ha affittato al comune il negozio accanto al suo per farne un'aula. Così si va avanti quando c'è ingegno e buona volontà e voglia di progredire. Ora il doppio binario è finito, ma nessuno è rimasto disoccupato. Chi fa il trattorista oppure il barista o il meccanico per via del traffico sempre più numeroso sulla strada e chi lavora nelle industrie di Battipaglia. Nel tabacchificio, sia pure a stagione, anche le ragazze hanno trovato lavoro. Il gesto coraggioso dei loro padri e mariti di abbandonare la montagna e di costruirsi una casa in pianura lungo la via dei commerci gli ha portato fortuna. Questo è lo stabilimento più grande della SAIM e forse anche di Europa, indubbiamente. Quanti operai impiega? In piena lavorazione circa un 800. E questo tabacco, dopo la lavorazione, dove va? È alle diverse manifatture, una porzione va all'estero, specialmente molto in Germania. Quanto? Beh, qui quelle che produciamo noi direttamente per la Germania andiamo sul 30%, il resto poi dipende dal monopolio e porta via il resto. Signorina, si immagina perché abbiamo scelto lei per parlare? Sono più alta, non so.
Perché la più alta è carina, va bene. Senta, a che ora si alza la mattina? Le 6. E qui a che ora comincia il lavoro? Le 8:30. Allora viene di lontano? Da Torrione. Tutte le mattine? Come ci viene? Sì, con l'autobus. Quanti anni ha? 22. Da quanto tempo lavora qui? 7 anni. Aveva 15 anni quando ha cominciato? Sì, sì. Che classe ha fatto? La 5. È ancora signorina, vero? Auguri. Lei è sposata? Sì. Perché porta la fede nel dito medio? Perché mi va troppo larga. E all'anulare sì. Non la può portare. Ha bambini? Sì. Quanti? Una. Suo marito cosa fa? È lavoratore, lavora in terre. Senta, è difficile il loro lavoro? Sì, è difficile. Dobbiamo lavorare. E cosa fanno? Scelgono le foglie? Sì. È difficile scegliere le foglie? Un pochettino. E quando certo, quando si è da imparare è un po' difficile. Quando si è imparata... Diventa facile? Per me è facile, mo. La più grande fabbrica di conserve di Battipaglia è per metà settentrionale, ma noi abbiamo preferito visitarne una al 100% meridionale. Quanti operai occupa questa fabbrica? Nei periodi di lavorazione intensa, fino a 1000 operai. E quando è questo periodo? Da luglio a ottobre. Quante fabbriche di conserve ci sono qui a Battipaglia? A Battipaglia ce ne sono 5 o 6, 3.000 operai circa lavorano. Quindi è un'attività importante? È importantissima l'industria di conserva alimentare nella zona di Battipaglia. Lei cosa fa? Conserve, frutta, pomodori, legumi? Lavoriamo conserve di pomodoro, pomodori pelati, frutta allo sciroppo e marmellata. Lei esporta e vende solo in Italia? Soprattutto esportiamo. In tutti i paesi del mondo, Inghilterra, America, Canada, Australia, Arabia. Lei è mai stato in Inghilterra? Sempre. Ci va spesso? Sempre. Che effetto le fa vedere i suoi prodotti nelle vetrine di Londra? È un grande effetto, ci fa vedere i nostri prodotti esposti nei paesi forestieri. E in quali altri paesi è stato? Io sono stato in America, nel Canada, in Inghilterra. Ah, sempre per seguire i suoi prodotti? Sempre. E da chi vengono comprati? Dagli italiani soprattutto? No. Non sempre dagli italiani, anche dai forestieri. Ma lei a New York non è mai entrato in un negozio a comprarsi una scatoletta della sua conserva? No, io so di un fatto di accaduto qui a un nostro operaio che si trovava in Australia e ha visto i nostri prodotti laggiù in Australia e diceva ai suoi compagni, dice questo si produce al mio paese e loro non ci credevano a questa... che da Battipaglia potesse andare dalla roba in Australia. Come mai questo suo operaio si trovava in Australia? È un nostro operaio emigrato. Perché se n'è andato? Beh, è andato via per, non saprei dirlo, per quale ragione. Per fare una migliore fortuna. Secondo lei l'America oggi è in Australia o dove? Beh, anche l'America c'è ancora qua. C'è solamente da sfruttarla queste zone ancora. Battipaglia ha già fatto un bel progresso. Può ancora fare di più. C'è una causa che impedisce di fare di più? Qualche industria già c'è? Sì, solamente sono le industrie stagionali qui a Battipaglia. E per la manodopera? Questo è un buon guaio. In che modo si potrebbe eliminare la disoccupazione stagionale? Bisognerebbe incrementare altre industrie che lavorano continuamente. Coraggio, metta su qualcosa, non ci ha mai pensato? Ma noi le marmellate, per esempio, le lavoriamo nella stagione morta. Cioè quando? Conserviamo la frutta durante la stagione della frutta e poi la lavoriamo in marmellata nei mesi invernali. Pensi a qualche altra cosa, no, signor? Io, Raffaele Litto. Ecco. Noi pensiamo che gli emigranti italiani che hanno fatto grandi cose in America fossero proprio gente così, come il costruttore di questo albergo. Ho avuto la mia passione di creare un albergo qua a Bellizia. Come le è venuta l'idea di questa iniziativa? Beh, anche perché così, per i tempi di peste e anche perché non ci stava, quindi ho creato una cosa che non ci stava. Lei non si era mai occupato di alberghi, lei era agricoltore? Sì, ma non nascondo, non ho abbandonato e non abbandono l'agricoltura, facendo pure... Ho avuto sempre la mia passione di fare un albergo, quindi... Senta, come si trova in veste di proprietario? Messi di proprietario, mi trovo qua perché sono il proprietario. Ma è contento? Sì, sì, contentissimo perché molte amici e tante persone mi onorano e vengono. Le auguriamo molti clienti, signor Fiorentino.
Fermarsi a Battipaglia e non assaggiare una classica mozzarella sarebbe una dimenticanza imperdonabile, non è vero? Dunque lei, parlando delle mozzarelle, assume una certa responsabilità di fronte ai buongustai. Ah, a lei... Guardi che abbiamo cominciato, in questo momento tutti i telespettatori la vedono. No, dicevo se mi potevo muovere di qua. No, 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 sta benissimo. Sta girando. Dunque, dicevamo? Ah, devo rimanere qui. Sì, dunque, dicevamo. Responsabilità in che senso? Non ho... Perché Battipaglia in molte parti d'Italia è conosciuta soprattutto per le mozzarelle. Non è che faccia solo le mozzarelle, l'abbiamo visto. Ma d'altra parte, le mozzarelle di Battipaglia si sono sempre imposte. Non hanno tradito questa caratteristica e questa fiducia che godono in tutta Italia. Da quanto tempo la produzione si è messa su base industriale? In effetti è mio padre, che si può considerare il pioniere di questa industria. È dal 1924 che ha l'industria casearia a Battipaglia. È difficile imparare il mestiere? Questi operai sono molto bravi, no? Beh, ma dipende anche dalla lunga pratica, perché noi abbiamo operai che lavorano con noi da circa 30 anni. Ed è assolutamente necessario farle a mano? Viene fatto sempre a mano, sempre a mano. Qui la macchina non è mai entrata. Nella confezione del burro c'entra la tecnica della panettatrice e via di seguito. Invece sulle mozzarella non c'è macchina, fino adesso non c'è nessuna macchina, è stata ideata, appunto perché si deve manipolare a pasta calda. Per cui la macchina non potrebbe avere nessun effetto. Perché la pasta che manipolano a quanti gradi è? La pasta è sugli 80-90 gradi. Dov'è il proprietario? Ecco, venga qua di fronte. Buongiorno. Buongiorno, signore. È stata una buona idea quella di mettere su questa officina. Beh. Cosa fa di speciale? Beh, costruiamo dei ribaltabili, un po' di attrezzature, un po' di riparazione in genere, no? Insomma, i cassoni ribaltabili per il camion sono la cosa più importante che lei fa. E chi altri li costruisce nel sud? Beh, qui ci sono io e basta, nel Salernitano. Poi c'è Bari e c'è Napoli. No? Gli altri sono tutti nel nord Italia? Sì. Lei quante ribaltabili fa al mese? Beh, se ne possono fare 8-10 con la mia attrezzatura. No? Quanti operai impiega? 52. Che cosa prevede nel futuro? Di ingrandire l'azienda? Beh, come stanno le cose non ci penso neanche. Sa. Come mai? Beh, sa, il meridionale ha ancora bisogno di sollevarsi. Proprio per questo. Lei di dov'è? Sì, sono meridionale di Battipaglia proprio. E allora lei è sulla buona strada per sollevarsi, ma non si deve fermare. Il meridionale, ho detto, ha bisogno un po' di industrializzarsi ancora. Giusto. Ha bisogno un po' d'aiuto, via. Come si dice, aiutati che Dio t'aiuta. Beh, speriamo, io la buona volontà ce l'ho. E allora contiamo su di lei, va bene? Coraggio. Battipaglia, che durante tutto il giorno è rimasta semideserta e silenziosa perché tutti erano al lavoro, incomincia ad animarsi verso sera, quando rientrano gli operai dagli stabilimenti e arrivano i lavoratori dai campi per fare compere fino a notte o semplicemente per andare al cinema o alla televisione. Le strade e i locali si riempiono di movimento, di musica e di rumore. Manifestazione di vita, di speranza e soprattutto di giovinezza. Una reazione al silenzio in cui questa gente e questi luoghi sono rimasti per lungo tempo sepolti. Il cambiamento che si vede non è soltanto la riprova che la gente del meridione, appena si presenti l'occasione, sa mettersi in condizioni pari a quelle delle altre genti d'Italia, ma è un segno di forza e di vitalità che pone queste popolazioni all'ordine del giorno tra le forze produttive della nazione sulla strada del progresso e del benessere. Guarda là, guarda, o prima, né o secondo, o terzo, o quarto, chi lo sta vicino all'orologio. Ma chi è il picciolino? Non si accatta uno ciclo se non si accatta. E tu mi dici sempre che è picciolino, ma non me ne accatta mai uno. La nostra sosta a Battipaglia è durata una settimana e tutti ci hanno visto andare con le nostre macchine su e giù per le strade a intervistare questo e quello. Sovente i ragazzi delle scuole si sono affollati intorno a noi e l'ultimo giorno ci hanno invitati nella loro scuola perché avevano preparato una sorpresa.
Come ti chiami? Agostino Chiarelli. Che fa tuo padre? È impiegato alla banca. E tu cosa vuoi fare da grande? Ingegnere. E bravi. Il gioco della televisione, insomma. Come ti chiami? Lo Bosco Carla. Cosa vuoi fare da grande? Maestra di pianoforte. Che fa tuo padre? Appaltatore. Come? Appaltatore. Ma tu sai che cosa vuol dire fare l'appaltatore? No. Domandaglielo un po'. Che vuol dire fare l'appaltatore? Il comando dei... Vediamo un po'. Tuo padre, a che ora esce di casa la mattina? Alle 7. E dove va? Faticare. A lavorare, certo. Come tu, un giorno andrai a fare la maestra di pianoforte e Chiarelli l'ingegnere. E ognuno di voi farà con soddisfazione il proprio lavoro quando sarà diventato grande. È il più bell'augurio che vi possiamo fare. Ma tu che farai? La televisione, eh? La luce t'accarezza sfiorandoti i capelli e passa silenziosa, gira e va. Per sole 100 lire a più di 100 miglia risplendo gli orecchini su di te. Lontano